Siamo live con lo chef Giulio Terrinoni. Ciao. A Roma, in una delle strade più belle di Roma, siamo vicino a Via Giulia. Sono una traversa di Via Giulia, c'è il mio ristorante, per me Giulio Terrinoni, vicolo del Malpasso. Quindi per me vi aspettiamo. Bene, siamo live, quindi è dichiarato. Andiamo. Giulio stasera ci cucinerà, Giulio quadrato, sta cucinando una ricetta dedicata a Snapchat. Quindi al social Snapchat. Facciamo una cacio e pepe con piatto classico della cucina romana, sì, con l'aggiunta di alici e broccolo romano, che in questo periodo è il momento giusto per mangiarlo. Quindi abbiamo scelto noi Snapchat, e tu perché ci hai proposto questo? Perché Snapchat lo vediamo come un social popolare, autentico, e quindi la cacio e pepe secondo noi è il piatto che può rappresentare meglio. Infatti guardate, pepe, cacio e qui le aggiunte di Giulio, broccoli, alici. E poi in chiusura con polvere d'arancio. Polvere d'arancio. La pasta intanto sta andando. Mi spiace per voi che non siete qua. Mettiamo a soffriggere piano piano le alici. Dopo che abbiamo scaldato il pepe. Proprio qualche minutino, diciamo qualche secondo, no, minutino, scusate. Sì. Io non mi muovo da qua perché la connessione dice che è debolissima, quindi rischiamo di perderla. Spegniamo la fiamma, sfumiamo leggermente. Sfumiamo le radici. Tu sei un esperto del pesce, non è la prima volta che noi veniamo Sì. Facciamo quasi tutto pesce, in questa attività questa volta abbiamo messo anche un po' di carne, abbiamo messo come il piccione, come la faraona. Comunque, quindi carne, insomma, molto ricercata. Sì, non proprio il filetto di manzo, difficilmente lo troviamo, che non lo mangio proprio, quindi cucino quello che mi piace. Vorrei avvicinarmi ma ho paura che vada via, guardate che bello. Meraviglia. Vi faccio vedere gli ingredienti. Questi sono i broccoli, ma cacio, pepe e broccoli è un abbinamento inusuale. Ma per chi sta a Roma non è meno tanto, perché comunque col broccolo c'è una minestra che si chiama la minestra di broccoli arzilla, che è un altro pesce povero. E quindi abbiamo sostituito l'arzilla in questo caso come abbinamento, quindi abbiamo messo le acciughe. Viene dalla cucina della nonna. Assolutamente. La minestra broccoli e arzilla era proprio il cibo dei poveri, perché sia il broccolo che l'arzilla erano spesso gli avanzi che rimanevano sul mercato, e andava, diciamo, il più poverello a riprendere questo. Si metteva insieme il broccolo con l'arzilla, perché l'arzilla, quando ha qualche giorno in più, sprigiona acido fenico che puzza, e quindi il broccolo contrastava. Ma dai! È per questo motivo qui. Vedi, molti piatti poi derivano da tradizioni popolari, da momenti di povertà. Nel frattempo io non vi dico qua attorno che cosa c'è, guardate qua. Arrivo con la pasta. Ma noi ritorniamo alla scuola, io ci siamo persi il momento della pasta. E la iniziamo a mantecare. Dobbiamo aggiungere un pochino di acqua. Sì. Invece il pepe deve avere quella famosa cremina. No? È semplice come piatto, ma c'è un trucchetto che è quello che vediamo poi alla fine quando sto per mantecare. Praticamente prima di mettere il formaggio, chiaramente il cacio per fare la cremina, dobbiamo aspettare un 25-30 secondi, in modo che la temperatura della padella e della pasta si abbassi un pochino, altrimenti il formaggio filerebbe. Adesso stiamo andando, devo far tirare un pochino quella salsa, no? La pasta e la salsa. Sì. Devo diventare tutto. Ci piace. Io non lo so fare, faccio migliore, io sì. Ho visto.
Ragazzi, vi preparate un piatto, ma portate qua per cortesia per impiattare? A questo punto è ora di mettere il pecorino. Ha spesso qualche secondo, come dicevo, e qui il trucco, aspettare un secondo. Tutto qua, è semplicissimo. Che se la si mette immediatamente il formaggio filerà e quindi non ci farà quella cremina. Questo è il segreto dello chef, ragazzi. Aiuto con questo oggetto ad abbassare un pochino la temperatura, no? Ci faccio prendere aria in un certo senso. Ecco, quando vedo che, diciamo, smette un pochino di fumare, vado e metto il formaggio. Eccolo qua. Mettiamo ancora un po'. Eccoci qua, eccoci qua. Adesso mettiamo piano piano, così mettiamo proprio un goccettino di acqua ancora. Un goccio d'olio extravergine è importante. Dove c'è pecorino c'è olio. Ragazzi, l'olio extravergine è una delle nostre, veramente, dell'oro che abbiamo. Vi date un misto adatto a impiattare il fuori? Eh sì, la consistenza è quella giusta. Eccoci qua. La cremina c'è. Tutta. Mi spiace che non potete sentire il profumino. Facciamo qua, guardate lì tutto qua, il piatto. Il piattamento. Eccoci qua. Il solito nido, mettiamo la salsina, chiudiamo con polvere d'arancio. Perché l'arancio rinfresca un pochino, perché comunque la cacio e pepe, come mi hanno insegnato a casa mia, deve far vibrare la lingua. Senti che profumo, si sente tantissimo. Eccoci qua. E poi dà anche il colore di Snapchat. Il gioco è fatto. Il gioco è fatto. Guardate da vicino, mi spiace che non la potete assaggiare. Spero che si veda bene, mi dice che è debole, ma credo che si veda. È speciale. È speciale. Senti, grazie Giulio. Ciao, grazie a voi. Mi raccomando, se passate da Roma, via Vicolo del Malpasso 9, traversa di via Giulia. Dietro via Giulia.